14 persone denunciate per rissa, 4 bar chiusi temporaneamente in centro a Monfalcone nei mesi di aprile e maggio e il bilancio della polizia relativo al periodo di zona gialla. Nello specifico sono stati notificati ai titolari di 4 bar di Monfalcone, 8 al Calicetto, bar e ai portici, i provvedimenti del questore di Gorizia che dispongono per motivi di ordine e sicurezza pubblica la temporanea sospensione delle licenze. Altri 3 analoghi procedimenti amministrativi sono in corso per altrettanti locali. Sono stati denunciati 6 cittadini italiani coinvolti nelle risse scoppiate al bar da Bianca in via Sant'Ambrogio e De Pellegrini di via Duca d'Aosta, 3 cittadini bengalesi per quella che ha avuto luogo presso il bar ai portici di via Sant'Ambrogio e 5 cittadini bengalesi azzuffatisi in via Serenissima. I risultati sono frutto dell'intensificazione dei controlli, anche in collaborazione con la polizia locale e grazie al valido sistema di videosorveglianza, come sottolinea il sindaco Cisint. Ringrazio la Polizia di Stato, tutte le forze dell'ordine per la grande attenzione che hanno sempre verso questo territorio. È vero, sono stati tutti presi, identificati, noi abbiamo un sistema di videosorveglianza che funziona molto bene ed è un valore importante perché consente intanto alla città di avere delle risposte che sono molto chiare e nette. Chi si occupa di creare dei problemi poi sa, come in questo caso, che sarà vittima dei procedimenti successivi. Sono stati 2 reati perché le risse sono tali. E la seconda cosa è che funziona molto bene come deterrente, perché in quelle 2 settimane sono successe delle cose che poi però, appunto, avendo preso in mano la situazione con questo tipo di atteggiamento, non si sono più ripresentate.